Negli ultimi video in cui abbiamo parlato della membrana Edge Dry, in tanti avete espresso la vostra perplessità sulla durata di questa membrana, su quanto fosse veramente resistente. Ecco che, dato che a noi piace mettere le cose alla prova e testarle di persona, oggi andiamo a mettere proprio sotto torchio questa membrana per vedere fino a che punto è resistente e se si rompe. Ma come faremo? Utilizzeremo questo ferrino Dry Hike, che è uno zaino 100% impermeabile perché nella parte centrale ha una membrana appunto Edge Dry. Lo metteremo alla prova sia nella parte esterna sia nella parte interna per vedere fino a che punto la membrana resisterà, e naturalmente dopodiché faremo il test per verificare se lo zaino sarà ancora impermeabile. Il primo test che andremo a fare sarà appunto sulla parte esterna. Dunque, io sono già in cammino perché sto andando a fare una ferrata in cui tenteremo di strusciare il più possibile questo zaino sulla roccia, così da andare per bene a sollecitare tutta la parte esterna dello zaino. Ferrata finita, siamo tornati al rifugio menaggio, sempre veramente tosta questa ferrata del Grona, però devo dire di averlo strusciato veramente molto bene questo zaino. C'è dei punti in cui veramente si vede tanto che l'ho strusciato, soprattutto in quel canale centrale, tantissimo. Primo test andato, sicuramente è andato molto bene, avrà resistito la membrana, questo lo scopriamo più avanti nel video perché adesso passiamo al secondo test. Secondo test abbastanza diverso dal primo, perché se nel primo sono andati a vedere la membrana dalla parte esterna dello zaino, quest'oggi mettiamo alla prova la membrana nella parte interna, che è proprio dove è presente la membrana Edge Dry. Come vedete qua davanti a me ho un po' di ramponi, viti da ghiaccio, sono oggetti tutti taglienti, tutti molto taglienti. Cosa faremo? Mettiamo tutti questi oggetti all'interno dello zaino e lasceremo che sballonzoni un po' mentre che mi faccio la mia escursione. In questo modo loro andranno sicuramente a tagliuzzare un po' tutta la membrana e vedremo quanto sarà veramente resistente. Quindi vado a comporre lo zaino e possiamo partire. Zaino pronto, è ora di andare. Ed anche questo secondo test è andato, direi anche molto bene, perché sono uscite più di 5 ore di escursione sempre con i ramponi nello zaino. È arrivato finalmente il momento di fare la prova del 9, dunque di verificare se questo zaino con membrana Edge Dry è ancora 100% impermeabile dopo che l'ho maltrattato per bene. Dunque, ora è arrivato il momento di fare il test definitivo, vedere se questo zaino con membrana Edge Dry è ancora impermeabile. Come vedete oggi piove, una bella giornata piovosa, andiamo a farci un bel giro sotto l'acqua e poi vedremo quanto ha resistito questo zaino. Test finito, sono passate più di 3 ore da quando sono partito, 3 ore completamente d'acqua. È arrivato il momento di rientrare in studio, vedere un po' come si è comportato questo zaino con membrana Edge Dry e vedere se ha veramente retto l'acqua dopo i test che abbiamo fatto. È arrivato dunque il momento di capire se questo zaino ha veramente retto alla pioggia o no. Io prima di partire l'avevo riempito con un cuscino, classico cuscino. Non ho voluto mettere la carta perché per risparmiare un po' la carta non mi piace mai sprecarla. Ho messo un cuscino che nel caso posso asciugare. Andiamo a vedere se si è bagnato. Allora, evito di metterlo sul bagnato e direi che è completamente asciutto questo cuscino. Guardate, completamente asciutto. Non ha neanche una parte bagnata. Facciamo la prova del 9. Qui ho un po' di carta, giornale. Ok, la carta è completamente asciutta. Non è per nulla bagnata. Che dire, sicuramente lo zaino ha tenuto anche molto bene, perché poi nella parte esterna si vede che è ancora tutto completamente bagnato. E da questo punto direi che abbiamo la nostra risposta. La membrana Edge Dry è sicuramente una membrana che non si strappa e non si rompe facilmente. È una membrana che, soprattutto anche quando applicata magari sugli zaini, che sono sempre un pochino critici, resiste veramente molto molto bene a tutto quello che possono essere strappi,
o comunque agenti esterni. Ma arriviamo dunque a capire come vengono costruiti questi zaini con membrana edge dry e soprattutto quali sono gli enormi vantaggi. Come abbiamo visto, naturalmente il vantaggio numero uno è quello di avere uno zaino 100% impermeabile. Ma non solo, perché questi zaini con membrana edge dry vengono costruiti con un procedimento molto particolare. Per quanto riguarda lo zaino, questo viene assemblato normalmente come si fa con tutti gli zaini. Poi, una volta che è stato assemblato, gli si va a mettere nella parte interna un foglio di membrana e tramite un procedimento con del calore ed un'alta pressione la membrana va ad incollarsi completamente nella parte interna dello zaino. Ecco che dunque praticamente abbiamo tutta la parte interna dello zaino che ha questo foglio di membrana, e questo lo possiamo vedere anche ad occhio nudo. Come? Ci basterà andare a guardare le cuciture. Infatti, se noi prendiamo una cucitura dello zaino che è visibile dalla parte esterna, se la andiamo a cercare dalla parte interna non la troveremo, o meglio, vedremo che la cucitura è nascosta appunto dalla membrana. Questo appunto porta a due enormi vantaggi. In primis, che avendo un foglio di membrana resistente, la cucitura in sé avrà una durata maggiore, sarà molto più resistente. In secondo è che da queste cuciture non entrerà acqua. Questo perché, a confronto con tanti altri zaini, molti zaini da trekking impermeabili vengono costruiti in una maniera completamente diversa, andando ad attaccare un po' di parti di membrana a destra e sinistra e poi incollandole con delle particolari saldature. Ecco che in quel caso, soprattutto dalle cuciture, capita spesso che possa entrare acqua. Con questi zaini con membrana edge dry invece, avendo appunto la membrana che va completamente tutta attorno allo zaino, non avremo questi problemi. L'acqua non entrerà da nessuna parte. Anche perché poi la membrana edge dry in sé ha più di 10.000 mm di colonne d'acqua, e questa costruzione poi fa sì che alla fine questo zaino con membrana edge dry sia uno zaino costruito a 3 strati. Dunque ragazzi, nella speranza sia stato esauriente e esaustivo avervi aiutato nella scelta del vostro prossimo zaino, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!